Amici e compagni di viaggio, oggi vi porto con me a Monte Carlo. Campioni, qua c'è il famosissimo casinò. Tra l'altro una volta ci sono venuto, ve lo sconsiglio. Non ho vinto neanche un euro. No al gioco d'azzardo. Sì a Barbuto, sempre piaciuto. Un videoclip. Potente sto Ferrari. Per la tipa. Sarò io. Scusa, se sarò hai pregiudizi, io pregiudizi? No, sarò io in un futuro quella di me. Questi campioni sono supercar, non lo so, ditemelo voi. Questo è il retro del casinò, mi sa. Qua c'è il signor Monaco. No. Come no? Hector Berlio. Oh yeah. Top, potente qui, eh? Devo dire che in questo video scoprirete in realtà quanti soldi farò spendere a Giuseppe. No, non è vero. Oggi non mi sono portato il portafoglio. Lasciato a casa. Per quello mi sto portando al mare, non ai negozi. Barbuto vi sta per portare dove c'è praticamente la famosa curva del circuito. Almeno, questo mi hanno detto. Vediamo già che ci sono un bel po' di macchinone, un bel po' di supercar. Unica nota negativa, ragazzi, oggi fa un caldo tremendo. Tremendo, sono sudatissimo. Prossimamente ci sarò io che farò la gara. Barbuto e il tornado. Wow, veramente potente. Veramente potente. Dove ti giri la Lamborghini. Campioni, guardate qua, ci sono 1, 2, 3 supercar, io c'ho quella lì. Sul GTA, uguale. Mamma mia, sembra un raduno qua. Lamborghini, Lamborghini. Qua invece c'è il porto di Monte Carlo. Adesso vi faccio vedere un po' di navi, un po' di yacht, un po' di barche. Vedere le barche da più vicino. Eccole, sparkling. Quello lì è acqua gasata. Mangusta è potente, Mamma mia, questo è potente veramente. In realtà in questo momento mi sento un po' a disagio, perché se ci pensate è come se io stessi riprendendo dentro una casa. Perché qua comunque ci dormo, ci mangio. No? Che dite? Mamma mia quanto sono sudato. C'è il tipo che guida, eh? Non va da sola. Ciao! Maleducato. Solo perché siete ricchi non salutate. Mamma mia. Quello sì che è gigante. Questo qua è un sottopassaggio, ma guardate quante luxury. Cioè io qua ci passerei anche le 2 di notte. Dobbiamo fare la stessa cosa con il sottopassaggio a Milano, ma qui, ragazzi, sembra molto sicuro. Questo invece è l'ascensore del sottopassaggio, cioè potente. Siamo arrivati nella parte luxury di Monte Carlo. Qua ci sono tutti i negozietti di lusso. Didi. Sì, ma sai quanto pesa qualcosa portarlo al collo? È scomodo, eh? No, l'anello è anche grande, troppo grande, scomodo. C'è questo? È scomodo, amore. Questo. Guarda, è scomodo. È troppo grande. È scomodo, amore. No. Oddio. Ti prende del tuo dito, guarda che. No, guarda, se no. Qui il bosco verticale di Monte Carlo. Sei stato fortunato perché mi hai tolto da bulgari. Sì, sì. Andiamo di oggi. Ma io l'avevo lasciato portafoglio a casa tanto, quindi. Vabbè, ce l'ho sul telefono. Ora qui. Ci siamo? Oh. Questi che si sta bene, senti che aria condizionata. Questi qua vuoi amore? No, e anche la sole, sono qui. Belli. È sembrato bello. Belli. Come stanno? Bene. Erano proprio questi. Andiamo a bere qualcosina, dai. Pausa per rinfrescarsi, siamo arrivati qui. Adesso ci beviamo qualcosa, vi faccio vedere un po' il menù. I prezzi sono come a Milano. Ecco qua, è arrivata una bella cocchina zero. Si è preso lo sprizzino. Secondo voi come si legge questa Coca Zero? Coca-Cola Sans Sucre. Blu. Cos'è, francese? Non lo so, ragazzi. Sì, è francese. E come si legge? Sans Sucre. Sans Sucre. Coca-Cola Sans Sucre. Ci hanno portato degli assaggini qua. Ci hanno portato il finger food. Cos'è il finger food? Questo qui. Ah, perché sono piccoli? Sì. Mamma mia, quante ne sai? Oh? Ma tu ne sai, guarda, una più del diavolo. Assaggiamo questo finger food. Questo non è troppo top. Ma cos'è? Verdura,
verdura e riso. Mi sa che c'è anche la cipolla dentro. Per due spritz e due coche e zero ho speso 28 euro, quindi... Monte Carlo devo dire che è onesta, quasi più di Milano. Piccolo!